Ciao a tutti! Questo è un video acquisti tra Acquestapone ed Eurospin. Perché? Perché me li chiedete sempre, quindi siete curiosi di vedere che cosa gli acquisti appena passato un piccione. Oggi ho spalancato tutto, se mi vedrete attaccata da gabbiani in diretta, piccioni vari ed eventuali, ci divertiremo tantissimo. Come sempre, io vi offro la natura così a contatto a 360 gradi, ma andiamo al succo della questione. E vi ho detto su Snapchat che appunto ero andata a fare un giretto e mi scrivete sempre comunque messaggi, sì, boh, facci vedere, facci vedere. Questa volta ho preso delle cose neanche in offerta, però comunque con costi contenuti, a parte una cosa, vabbè, insomma, ora vi faccio vedere. Quindi pure chi mi ha scritto, sì, ma fallo presto perché altrimenti le offerte poi dopo sono scadute. In realtà ho solo un pezzetto, l'ho preso con l'offerta del periodo. Vi ricordo ovviamente le offerte per il Lazio, che sono anche per il Piemonte, la Sardegna e, se non mi sbaglio, la Liguria. Ma come sempre non ve lo do per certo perché fosse una volta che mi ricordo di andare a controllare. Vabbè, dunque, a questa pone. Dovrei avere anche gli scontrini, che sono due perché ci sono andata nello stesso giorno ma due volte. Non mi chiedete perché, perché faccio casino e mi dimentico le cose. Vi ho già risposto. Che cosa ho acquistato? Prima cosa, mi serviva un nuovo contorno occhi. Sto finendo quello dei Provenzali Bio, che mi è durato tantissimo perché io ho usato anche diversi campioncini che avevo della Kiehl's, insomma ho usato diverse cosine e poiché comunque di, corre sì, di correttore. Ma ho detto contorno occhi, no, perché ho preso anche il correttore, non è che proprio così sia andata per la tangente. Contorno occhi. E che pensavo di, siccome ho fatto fuori un po' di campioncini che avevo, mi è durato anche di più e poi avevo anche il prodotto per la notte che ho finito, insomma, per farla breve, mi serviva un altro contorno occhi. Ed ho preso questo della nuova linea della Equilibra, che aveva già preso mia sorella. Era anche in offerta, lei l'ha pagato poco meno di 5 euro. Io invece questo qui mi sembra di averlo pagato 6,90. Sì, 6,90 non era in promozione, ma comunque ha un costo contenuto. Sono i classici 15 ml. Questa è una nuova linea, ci sono diversi prodotti, però al momento non avevo bisogno di altro. Ma mi incuriosisce, non ho mai provato niente di questa linea perché quando mi hanno mandato i prodotti, questa ancora non era uscita perché mi sembra che sia stata presentata al Cosmoprof e quindi ho deciso di cominciare da lui e me lo so accattato. È il classico tubettino come quello dei Provenzali. Alla fine non so dirvi nulla, dice contorno occhi senza parabeni e siliconi, petrolati, PEG, oli minerali e paraffina, 98% di origine naturale. Sicuramente qualcuna di voi lo sta già usando. Io non ho bisogno di una enorme idratazione, grazie a Dio non ho un contorno occhi particolarmente secco. Questo comunque è con acido ialuronico, giovinezza naturale, vedremo di che cosa si tratta. L'ho pagato poco meno di 7 euro, 6,90, ma vedrete che poi insomma lo rimetteranno in offerta. In genere è sempre così, è tutta una rotazione. Poi, sempre non in offerta, ho preso il famoso rosso dei rossi che volevo da un sacco di tempo di essi, ed è lui, ed è anche quello che indosso, ed è una meraviglia per me. È il Fifth Avenue, è questo qui. Già il nome è tutto un dire, tutto un fare, tutto un fascino, ed è, io l'ho descritto come un rosso fresco, giovanile, frizzantino, non di quelli troppo classici, e io adoro questo genere di rosso, lo trovo appunto fresco, giovanile, frizzantino, che mi sembra proprio meglio di così, non si può descrivere. E non mi fa ridere. E poi questo l'ho pagato 9,90, non c'erano sconti, giusto? Sì, giusto. Invece con lo sconto, non so, a 4,90 ho preso uno dei nuovi smalti della L'Oréal, questi qui. Ho fatto un po' di fatica a scegliere il colore perché a me la gamma dei colori non mi entusiasma, nel senso non è che ci sono brutti colori, ma ci sono sempre i soliti e poi soprattutto ci sono dei perlatini. Ma perché? Che tristezza. Poi vabbè, c'è la gamma dei blu che sapete che io insomma qualcosa mi piace ma non in maniera eccessiva. I verdi a me personalmente non piacciono, quindi pure quelli li scarto. C'è un fucsia, sempre orchidea, molto intenso, quasi violetto, molto bello. C'era un altro colore che era in ballottaggio con questo, che era tipo un rosa corallo, che sapete che sono i colori che insomma
comunque prediligo, ma alla fine mi sono lanciata su questo rosa perché ho pensato comunque quello rimane un po' più acceso, questo lo metto di più durante tutto l'anno, cioè sono quei colori per me di conforto, confortevoli, quelli che prendo insomma così in maniera quando anche non ho voglia di mettere uno smalto, di stare lì a pensare, questi sono i colori che vado sempre a prendere, per farla breve. È il 224, si chiama Rose Ballet, questo qui. Ed è questo colore qui. Ho fatto anche uno swatchino, se trovo la rotella, magari ve lo fa anche vedere, ed è questo ultimo qua. Quindi vedete che è un bel colore naturale, un rosato molto naturale, molto elegante sull'unghia. E ha l'applicatore quello a spatola, bello larghetto. Eccolo, è fatto così. E non so dirvi nulla perché ancora non l'ho mai applicato. Questo qui è una copresa ottima, già con una passata è buona, questa comunque sono due, ma già con una passata ha una copresa ottima. È il classico cream bello di Essie, dovrebbero farli tutti così, tutti con questa texture. Poi, che altro ho preso da acquestapone? Mi serviva il correttore, ve lo dicevo all'inizio del video, e si chiama Le Correcteur Accord Parfait, non lo so pronunciare, lui, quello della L'Oréal. Ero indecisa tra alcuni correttori. L'altro giorno non ho trovato il Fit Me, non mi chiedete perché. Della Maybelline c'era solo la Finiton, ma non c'era il Fit Me. Misteri. Ma più che altro per la gamma colori, perché io ho il correttore di Estée Lauder che è chiarissimo, è quello che uso durante l'inverno, me l'avete visto usare decine e decine e decine di volte. Adesso è troppo chiaro. Avevo preso con una promozione, con degli acquisti fatti da Kiko in omaggio il correttore che mi avete visto usare anche di recente, un pochettino più scuro perché l'avevo preso proprio in previsione di quando mi serve qualcosa un pochino più scura, ma non mi piace per niente quel prodotto, proprio non mi piace, non serve a niente più che altro secondo me, comunque a me non piace e quindi sono andata a cercare un correttore leggermente più scuro, l'ho applicato oggi per la prima volta quindi non so dirvi nulla di nulla di nulla, ne parleremo nel corso di questo mese e come gamma colori l'unico che aveva un po' di colori in più declinati secondo me anche bene perché alcuni ce l'hanno pure ma dei colori assurdi era questo qua, questo della L'Oréal. Alla fine ho preso il 4 beige, che non so se sia, mi sembra che sia il terzo colore in gamma, poi ci sono anche un po' più scuri. Vi dirò che io, come al solito, in questi negozi fare gli swatch e capire i colori è un terno all'otto. Per cui sono stata, avevo tutto il dorso qui della mano pieno di strisciate di correttore di qualunque brand, quindi uno era troppo terra di Siena, uno era troppo rosato, uno era troppo giallo, uno era troppo scuro, uno era troppo chiaro, non ci ho capito più niente, ho preso questo. Il colore a me non sembra male per come mi trucco appunto adesso, perché effettivamente quello di Estée Lauder mi faceva una chiazza bianca, che era una roba orrenda, e lo proverò e vi farò sapere. Comunque, ecco, questa è stata la scelta. Questo l'ho preso con un po' di sconto, intorno ai 7 euro l'ho pagato, sta intorno ai 10 e l'ho preso intorno ai 7, era in sconto. Una cosa interessante che ho acquistato, io non l'avevo mai vista, è le salviette struccanti, questa marca qui, che è una marca italiana, Made in Italy, Natura Dolce, e sono, dice, ecocertificati, ingredienti ecocertificati. 25 salviette. Zero alcol, zero parabeni, zero PEG. Che altro c'è scritto? Niente, insomma, questa roba qui che vedete. Inoltre, mi sono piaciute tantissimo perché hanno questa apertura e non quella che poi dopo non si attacca più e si seccano. E queste, dove ho messo gli scontrini? Ah, qua. Che bel video che vi sto facendo oggi. Siete contenti? Queste le ho pagate 1,79. Che mi è sembrato anche un prezzo accettabile, non erano in offerta, proprio 1,79, costano meno di 25 pezzi della Fria, queste altre marche qua. E è la prima volta che le vedevo, non so come siano, principalmente io le uso per levare gli swatch, lo sapete, insomma, ce l'ho lì a portata di mano anche dove mi trucco, se magari devo pulire un pochettino qualche cosa, se faccio qualche pasticcio, però
Magari potrei provare ad usarne una sul viso per vedere se mi dà fastidio, se strucca, non lo so, vedremo, vi farò sapere anche di queste. La domanda che mi viene fatta di più in assoluto è: che tinta usi? Quella che sto usando adesso è questa, è la Prodigy, la 10 10.0 per l'abbiondo chiarissimo platino, questa qua, che è quella senza ammoniaca, è lo scatolone, questa roba qui. Io mi ci trovo bene, quindi l'ho già usata prima di ricambiare il colore dei capelli perché non mi piaceva più come stava venendo, in quanto avevo usato una tinta che non mi era piaciuta e non riuscivo più a ritornare al biondo che piace a me. Quindi ho fatto tutto un excursus di cui vi sarete resi conto perché l'avete visto e poi piano piano insomma sto ritornando al colore che mi piace e questa è quella che sto facendo ora, quindi questa della L'Oreal mi viene chiesto spessissimo e mi sono ricordata di tenerla da parte per farvela vedere. L'ho presa comunque in una di queste spese, questa non in offerta sta, mi pare 9,90, ma molto spesso le mettono in offerta e quando sono in offerta io acchiappo di qua e di là. Ma veniamo a Eurospin. Sono andata a prendere una cosa che mi avete consigliato voi ed è solo e soltanto colpa vostra, perché io sono una malata di gallette, infatti vedrete, vi farò vedere anche le altre che prendo spesso. E mi avete detto, sì, ma ci sono quelle ricoperte con cioccolato fondente. Yeah, le ho prese, non mi chiedete perché non le avessi mai prese. Non ci avevo proprio fatto caso, perché io molte volte vado proprio col pilota automatico, so dove stanno le cose che prendo normalmente, entro, tum 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 tum, esco e ciao. Quindi quando mi date queste dritte, mi dite guarda che ci sta anche questo, io vedo, ascolto e quindi mi ci soffermo di più. Non mi ricordo purtroppo i prezzi di queste cose dell'Eurospin costano molto poco, perché lo scontrino dell'Eurospin, boh, mi sparisce sempre, non lo trovo mai. Comunque, queste sono quelle gallette di riso ricoperte di cioccolato fondente, ci sono anche col cioccolato al latte, ma quelle che sto mangiando sono queste, infatti vedete, belle elasticate, e sono quelle con lo yogurt e l'arancia. È un pochettino dolce questa cosa di yogurt e arancia, per i miei gusti, ma sapete che a me piace tutto extra fondente. Ma è piacevole, quindi io ne mangio una il pomeriggio, così io, anche la mattina a colazione, magari non una, anche due. Sono piacevoli, cioè a me piacciono. Se vi piacciono le gallette, se siete un po' malate le gallette come me. Del polistirolo, come mi dice anche qualcuno qua a casa, ma a me mi piacciono, che ce posso fare? E infatti, a parte quelle di mais, che qualcuna di voi mi ha detto, sono quelle di mais buonissime, io quelle le compro sempre, ma arrivo alla saturazione di alcuni prodotti, perché li compro, li compro, li compro, li compro, li mangio, li mangio, li mangio, li mangio, e poi a un certo punto, giustamente, non gliela fo più. E quindi non le sto prendendo adesso, e sto ritornando a prendere quelle che mi avevano stancato prima, cioè queste al farro. Sì, l'agricoltura biologica, comunque sono queste qua, che a me piacciono moltissimo, quelle al farro, e queste altre, anche queste, agricoltura biologica, bla bla bla, sono le gallette ai 5 cereali, quindi queste qua, queste sono le gallette che mangio io, quelle di mais, di cui ne ho ancora un pacco in realtà, per il momento non le sto più prendendo, e questa è la sagra della galletta, ma non solo, vi faccio rivedere anche per l'ennesima volta questa cioccolata, perché è buonissima, perché questa Perù non ve l'avevo ancora fatta vedere, ve l'ho nominata in un video, ed è quella al momento aperta, questa cioccolata è buonissima, ve ne ho già parlato più e più volte, non mi ci soffermo, è questa che a tutti gli effetti, tra Repubblica Dominicana, Perù ed Ecuador, e l'altra mi sembra che sono solo tre, se non sbaglio, di queste al 70%, è quella che mi sta piacendo di più. Quindi questa qui è buonissima questa cioccolata. Questo credo che sia tutto quello che vi devo far vedere in maniera come al solito un po' così, un po' allegra, un po' non ingessata, perché tanto non so capace. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!